Buongiorno ragazzi, episodio 123, stagione 4. Sono Giacomo, diventerò milionario in 6 anni. Oggi iniziamo con un bucolico. Buongiorno un cazzo, e andremo a capirlo a breve il perché questo, questo mio inizio aggressivo. Intanto volevo dirvi che eravamo rimasti in sospeso ieri per gli AdSense. Vi avevo detto che quando una giornata inizia con. Un gran guadagno, ovvero nel nostro caso ieri alle 10, mi sembra eravamo già a 24 centesimi che era l'esatto guadagno che avevamo fatto. Tutto ieri l'altro, di solito ehm, il guadagno andava abbastanza schizzando e mi ero, avevo previsto un guadagno di un euro o qualcosina di più. Ecco, diciamo che quando io dico eh, certe cose le senti, le conosci è perché è veramente così ragazzi, è inspiegabile questa cosa. Se avete qualche riscontro da darmi riguardo, fatemelo sapere. Comunque i guadagni di ieri sono arrivati a 2,08 e i guadagni di oggi sono già a 1,07. Adesso non sono così illuso a dire stasera arriveremo a fare 5, 6, 8€, però mi accontento già di questo. Comunque mi piace come sia per quanto assolutamente imprevedibile, per quanto sia prevedibile alcuni comportamenti, alcuni guadagni, non so perché, però, oh, se, se una cosa si ripete metodicamente ogni volta, vuol dire che c'è un, un motivo dietro. Non so se Google decide qualcosa, se sono degli utenti particolari, non ne ho idea. Comunque, tant'è, volevo aggiornarvi sul fatto che oh, abbiamo azzeccato la previsione, quindi, ottimo. Seconda cosa, <coughs> ieri sera stavo sfrazzando sul computer, in realtà, stavo. Stavo impostando la, la carta di credito di, di crypto.com come carta di credito base per tutti, per tutti i miei acquisti più importanti. Intanto ho rinnovato Spotify, è una figata perché mi sono veramente tornato indietro tutti, tutti i 15 dollari in CRO, quindi adesso invece che 420 ne ho tipo 444 mi pare, vado un po' a memoria. Comunque, e, e già questo è una cosa spettacolare perché vuol dire in pratica avere Spotify gratis contando che sia in cambio un token che è veramente una non dico che sarà una sicurezza per il futuro, ma c'è una buona probabilità che nel futuro andrà a fare bene. Inoltre appunto l'ho messa anche su Amazon, su Apple per pagare eh, lo storage del backup e in, un, e in eBay e un sacco di altre varie attività dove ho collegato la carta di credito. Quindi in questo modo cosa posso fare? Tolgo la carta di credito attuale che ho, che mi viene scalata ovviamente il 15 di ogni mese, e utilizzo questa che deve essere rimpinguata di volta in volta, quindi è una sottospecie di carta di credito ricaricabile. A suo tempo avevo detto che si appoggiava la carta di credito e quindi andava a prendere i soldi dalla realtà, non è vero, si ricarica e quei soldi che ha puoi spendere, puoi ricaricarli chiaramente da carta di credito, da bancomato usando il tuo i tuoi Bitcoin, i tuoi Ethereum, le criptovalute che hai là dentro. Nel mio caso ho fatto delle ricariche da Fineco, di modo da avere... Da Fineco sapevo che... Ho detto che non avrei mai toccato, però siccome stanno arrivando un po' di soldi di, delle vendite di eBay, ho detto beh, li metto un po' là dentro, così Spotify in sostanza per un anno ce l'ho pagato gratis in quel modo là. In più altre piccole spese che volessi andare a fare su Amazon, comunque o le faccio e ho un cashback del 2% che male non è, è meglio di un calcio sui coglioni oppure, eh, oppure non le faccio perché dico cavoli ho collegato questa carta però non ho soldi dentro non posso far l'acquisto faccio a meno di farlo Continuo con la creazione della mia wishlist, della quale ho parlato ieri nell'articolo che ho pubblicato. Quindi se volete andare a vederlo andate a leggere, magari vi lascio il link in descrizione. Comunque, questa è stata veramente una cosa interessante perché proprio mi ha, mi ha, mi ha rivoluzionato. Mi è piaciuto un sacco vedere questi CRO arrivare così sul, sul conto. E basta. Non so se voi l'avete fatto ancora, se vi interessa avere ulteriori dettagli. Comunque. Comunque, in descrizione vi lascio il link per registrarvi a crypto.com se volete, ma è semplicemente diventerò milionario.it/slash cripto con la Y. Arrivate a crypto.com tramite il mio link affiliato e abbiamo diritto a 25 dollari ognuno in criptomonete. Ultima cosa interessante, prima di passare all'argomento del giorno, è il fatto che ieri mi sono dato a. A Metamask a capire come funzionano questo tipo di, di wallet. E poi mi sono dato anche a Wonderland. Quindi ho comprato un po' di Avax, li ho convertiti in uh, time e ho, mi sono fatto dare dei memo: che è la moneta che ti danno quando metti in staking, dei time. I time su Wonderland possono essere messi in stake con un API. Uai del mi pare che adesso sia tipo del 70.000 che corrisponde a una cosa assurda, quale al circa il 10% ogni 5 giorni, ok? Quindi vuol dire che teoricamente sono dei guadagni folli. Però ho sentito anche qualcuno di voi dire che l'IA l'ha fatto da diversi mesi e comunque ha un ritorno costante nel tempo. Quindi ho detto: Boh, proviamo, perché sono veramente curioso di capire come funziona questo tipo di di decentralizzazione intanto per iniziare a capire un po' come funziona Metamask come gira eccetera eccetera anche in questo caso se volete una breve guida su come fare fatemelo sapere perché appunto l'ho fatto ieri sera quindi sono se ancora fresco volendo si può fare senza problemi ovviamente non ho fatto degli investimenti folli anche se anche se è da 500 giorni che funziona questo sistema sarebbe bello buttarci là 1000 euro e dire vabbè oh, mi va sul 10% ogni 5 giorni ma alla fine ho anche detto, ultimamente sto arrivando veramente in ritardo su tutto. su CRO, sono arrivato in ritardo quando è già esplorso. su Bitcoin Ho iniziato la road to iMac quando era ai massimi Adesso è crollato Quindi arrivare, quando se ne parla, quando tutti ne parlano Probabilmente è una cosa rischiosissima Può dare dei guadagni ulteriori Perché appunto quando si inizia a parlare tanto Arriva un sacco di capitali E di conseguenza magari i guadagni vanno avanti ancora per un bel po' Però eh, il problema è che se qualcuno inizia a tirar fuori e, a, e appunto a monetizzare queste posizioni perché l'ha fatto solo per speculazione con un gran bel problema di conseguenza è meglio entrare con, con i piedi di piombo nel mio caso ho fatto questo test con mi sembra 40 43 euro 40 euro una cosa del genere in sostanza che comunque se continua questo API e se il, il valore di time rimane inalterato al di 5000 dollari eh, dovrebbe portarmi ad avere circa 40.000 dollari in, in un anno, quindi dovremo trovarci a dicembre dell'anno prossimo a parlare con 40.000 dollari in, in cassaforte, che è una cosa abbastanza improbabile, però perché no? Perché non provare? Anche perché questa cosa veramente eh, è la nuova frontiera, è il futuro, quindi bisogna capirle bene bene e iniziare a buttarla a qualche investimento o qualche speculazione per, per veramente farli fruttare alla grande. E su questo la formazione è una cosa che non può non può mancare assolutamente quindi bisogna spingere un po', un po sempre molto di più su questo aspetto qua per avere per avere dei ritorni interessanti il mio obiettivo appunto è di 100.000 euro entro fine giugno credo che con gli ebook non ci si potrà arrivare perché ovviamente no però potrebbe essere comunque un ottimo modo per guadagnare del capitale da mettere in questi in questi progetti in queste speculazioni e vedere se riesco effettivamente a, a capire sufficienti cose da riuscire ad avere un, un, un ritorno incredibile, riuscire a raggiungere questa, questa somma. Quindi questo è uno dei, dei nuovi metodi che stiamo provando perché per non, proprio non privarci di nulla. E, e mi sto chiedendo proprio in questo momento cosa cavolo farei se non ci fosse l'Ocrypto? Cioè se avessi iniziato questo progetto dieci anni fa, Cosa, a cosa, sta, cosa mi starei dando? Boh, cioè sarebbe veramente assurdo dire guadagno così tanto. Vabbè che magari dieci anni fa gli AdSense rendevano molto di più, le finizioni. rendevano... Quindi dai, probabilmente ogni... Anche perché un sacco di persone che conosco comunque non lo sta facendo, non sta sfruttando questa cosa della DeFi, non si sta informando. Quindi effettivamente è un discorso del cazzo, perché ogni epoca ha, suo, ha le sue possibilità di guadagno. Se ci tuffi, se ti butti dentro le sai, le scopri... Aggiorni altrimenti rimani ignorante e non le, non le utilizzi. Te ne rendi conto dopo quando ti, quando ti interfaccia questo mondo, dici cavoli quante opportunità c'erano. Però, ci sono anche un sacco di opportunità adesso. E qualcuno, se dovesse iniziare il mio percorso fra 5-10 anni, probabilmente avrà le stesse opportunità, se non più, spinte ancora. Quindi mai demordere, mai rimpiangere, ragazzi. Guardare sempre avanti. Ma adesso andiamo a capire il perché. Questo è un vaffanculo. Ma Vaffanculo. Uh, Friday, no, non è Friday oggi. Tuesday, in sostanza, ieri sera mi sono messo appunto a fare questo, questi test su, su Time, su Memo, su Avalanche, su MetaMask, su Binance, eccetera, eccetera, per, per fare questo giro, per vedere, ah, chissà, che guadagni potrei fare. Poi mi sono fermato un attimo e mi sono messo a pensare che, effettivamente, sto facendo tutte queste cose con dei soldi che dovrebbero che dovrebbero servirmi per vivere, no? E dovrei farli venire fuori da qualche altra parte più strutturata, più sicura, che mi fa dare più, più fiducia no? nel futuro. Al fine, possiamo trovarci qua fra un anno, a questo punto esatto, senza che i miei guadagni abbiano preso una, una svolta verso l'alto incredibile. e Potrei essere a questo punto e potrei dirvi, ragazzi, è il 7 dicembre e sono in merda totale. Perché? Perché ho finito i soldi. E questa veramente è una cosa che ieri mi ha fatto... Mi ha fatto stringere lo stomaco perché ho detto: eh, cioè, Manca pochissimo, manca in 12 mesi, io potrei essere nel, nella merda. Potrei dire: cavolo, oh, io non ho più soldi, cosa faccio adesso? E 12 mesi, come abbiamo capito, volano alla velocità della luce perché adesso ne sono passati 6 da quando mi sono licenziato. E, e niente, ok. Possiamo dire che si è cambiato molto, possiamo dire che ci sono sempre più prospettive rose, però effettivamente in soldoni, qualcosa che sia. Toccabile da me qualcosa che sia Toccabile dal mio conto corrente Non c'è per niente A parte va bene I book che hanno una buona prospettiva A parte questo A parte quell'altro parte il portafoglio Continua a crescere Eccetera eccetera Ma non c'è niente di, 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 di pratico no? Che mi faccia dire Cavoli effettivamente sto arrivando Sto arrivando al mio obiettivo E le cose stanno andando bene Anzi Faccio pure lo sborone e dico, ah, mi sento già milionario perché vivo la vita senza stress, perché vivo il gran cazzo, vivo la vita senza, senza stress. Cioè, sono qua 12 mesi e torno nelle catacombe più di prima. Quindi ha assolutamente senso iniziare a muovere il culo, non dire, vabbè, dai oggi, sì, dai oggi faccio questo, vi prendo 10 minuti. No, no, i coglioni proprio perché oggi veramente sono innervosito con me stesso perché... Perché di sì, il tempo vola, i soldi volano verso il basso se non si fa niente per, per, farli, per farli tornare a un livello adeguato, e di conseguenza, ragazzi, siamo già in allerta, in allerta rossa, luce rossa sul nostro percorso: perché, perché mancano 12 mesi e abbiamo finito i fondi? Quindi, veramente. Veramente male, oggi mi sono svegliato abbastanza, abbastanza preoccupato, ma preoccupato il giusto, perché appunto ci sono 12 mesi per risolvere qualsiasi tipo di problema, nel nostro caso ce ne servono 6 e mezzo per arrivare a fine giugno con i 100.000. Però, però bisogna muovere il culo, ragazzi, non c'è più granché da ridere, dire ah ah, faccio questo, faccio quell'altro, vado, mi diverto, eh, segno giri in bici col timido che tanto me ne sbatti coglioni. Eh, no, eh, no, eh, no, bisogna veramente pensare a fare, a fare eh, attività di qualità, attività di guadagno, attività di, di investimento, ma mirati, no? perdendo la testa. Allora di ah, vabbè, butto 10.000 euro su, su Wonderland, che tanto mi tornano 1.000 euro in. In cinque giorni sono a posto, così. no, quello non, non esiste. Però, però, ragazzi, insomma, bisogna veramente darsi una mossa, muovere il culo. E questa cosa mi, mi, mi è arrivata in faccia ieri, per, fortunatamente, tra l'altro, eh perché magari uno si adagia soprattutto sotto Natale, invece non, non si può proprio mollare un cazzo perché, perché tutto sta finendo, quindi stiamo scendendo sotto la soglia psicologica dei 12 mesi mancanti, manca solo una primavera, un'estate, un autunno, l'inverno, è l'ultimo inverno che sta per iniziare nelle prossime settimane, quindi proprio male male, quindi eh, bisogna essere motivati, motivarci e andare avanti verso, verso l'obiettivo. E voi potete veramente essere parte di questo obiettivo perché basta fare una picco, delle piccole attività che sono ovviamente andare su Diventandoamminare.twit/slash Amazon Music e potete contribuire con un bounty da 4 ore e mezzo in pochi minuti. A voi non costa assolutamente nulla e a me dà un bel, bel, bel guadagno. Diciamo che se lo facessero tutte le persone che ascoltano questo podcast. L'ascolteranno in 70 questo episodio, facciamo che la metà l'ha già fatto, 35, ecco 35 per 4 e mezzo ragazzi, quindi stiamo parlando già di parecchi soldi che si possono fare in pochissimi minuti per voi e vabbè in 4 anni arrivare finora per me, quindi è una cosa che richiede più tempo a me che a voi però sarebbe un'ottima ottima ottima contribuzione soprattutto alla luce delle preoccupazioni che mi stanno venendo in questi giorni riguardo al alla crisi monetaria di Giacomo però dai se volete farlo fatelo veramente ragazzi perché ho apprezzato perché se vi piacciono questi contenuti se volete mantenermi su una eh, sanità mentale che mi permette di continuare a farli fatelo se no potete rinchiudermi in una grotta per, per evitare il pubblico ludibrio e basta cagate se no cioè diventerò minor.it slash Amazon per andare su Amazon oppure un sacco di altre cose diventerò minor.it slash genitori arrivate al libro su come spiegare bitcoin ai genitori tra l'altro sto ricevendo un sacco di, di feedback positivi anche un sacco di, di correzioni a riguardo quindi grazie mille a tutti i revisori che, che ci stanno dando dentro perché effettivamente trovare errori è bello, è facile, soprattutto se lo leggi la prima volta, ma comunicarli eh, richiede veramente uno sforzo che, che non è da tutti, quindi grazie mille ragazzi. Oppure potete andare su diventeròmiliare.it slash minimalismo e potete scaricare il libro sul minimalismo che ho scritto che è uscito il primo dicembre. Bene, ragazzi, io faccio basta di dirvi questa cosa qua. Sono Giacomo, diventerò milionario in sei anni, per adesso siamo in Allarme Rosso crisi nera, eh, siamo quasi in merda, ma è giusto viverla così piuttosto che viverla sereni, spensierati e, e sperando in un futuro migliore. Il futuro migliore ce lo creiamo noi, quindi andiamo avanti così, ma ci vogliono anche questi episodi che non passi il concetto che questo percorso sia tutto rose e fiori, ogni tanto si pesta anche una merda e si pulisce le scarpe e si va avanti. Con questa poesia finale vi saluto, ci sentiamo domani, no, domani è l'8, quindi domani non si registra, ci sentiamo il 9 dicembre. Sono Giacomo, diventerò milionario in 6 anni, se vi è piaciuto questo episodio fatemi sapere via mail a info-diventeromilionario.it o sul gruppo Telegram, lo potete raggiungere su diventeromilionario.it slash Telegram. Se volete un altro gruppo Telegram interessante c'è quello del timido folle che è diventeromilionario.it slash timido, non c'è nessuna associazione tra me e lui, solo che gli ho chiesto... Di poter fare questa redirezione, me l'ha permesso. Quindi potete raggiungere anche quel modo là. Bene, ragazzi, buona giornata, ci sentiamo dopo domani. Uh, fate i bravi, divertitevi nel giorno dell'Immacolata, fate quello che dovete fare e buona giornata! Ciao ciao!